Hello wonderful people! Today's tutorial is inspired by Fantastic Beasts and Where to Find Them. He speaks at the lovely Bow Truckle, but I'm sure all of us know him. Ciao personcini di Wonderwood, il tutorial di oggi è ispirato ad animali fantastici e dove trovarli. Lui è Pickett, l'adorabile sticello, ma sono certa che lo abbiate riconosciuto subito. For 3D sculptures, it's important to make an armature to support the sculpture as a skeleton. Per le sculture tridimensionali è importante fare un'armatura che ha il compito di fare da scheletro. Once I finished the armature, I started to add clay. I used Super Sculpey Firm. Una volta finita l'armatura, ho iniziato a ricoprire con la pasta. Ho utilizzato il Super Sculpey Firm. After I pre-baked the base, I worked on Pickett's face, helping myself with some Sculpey Bacon Bond. Ho precotto la base, poi con lo Sculpey Bacon Bond ho lavorato sul viso di Pickett. For his pupils, I pre-baked two mini balls to insert in the raw clay. Per fare le pupille ho precotto due piccole palline da inserire nella pasta cruda. I created the leaves and the smaller parts with a translucent clay because it's more flexible than the super sculpey. Le foglie particolari più piccole le ho realizzate con della pasta traslucida perché è più flessibile rispetto al super sculpey. To shape the leaves, I used some tin foil and I pre-baked. Per dare la forma incurvata alle foglie, ho utilizzato un po' di carta stagnola e poi ho precotto. After the finished baking, I painted with acrylics. Dopo la cottura finale, ho dipinto con gli acrilici. Thank you.
Finally, I glassed his eyes. E infine ho lucidato gli occhi. That's all for today. If you like this video, share, comment and leave a thumbs up. Check out the info box to know more. See you at the next tutorial. Cheers! Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, condividete, commentate e lasciate un pollice in su. Date un occhio all'info box per saperne di più. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!